Andate dunque e fate discepoli di persone di tutte le nazioni. Con queste parole, Gesù affidò ai suoi seguaci l'incarico di annunciare la buona notizia del regno di Dio. Questo messaggio recò conforto agli oppressi e offrì la speranza della vita eterna a tutto il genere umano. It's by means of God's kingdom that this will be accomplished. Oggi lo stesso messaggio viene proclamato su scala molto più vasta. Da oltre 100 anni i testimoni di Geova sono organizzati proprio per fare questo. Proclamano questo messaggio in centinaia di lingue. Lo annunciano in più di 230 paesi. Recando sollievo a milioni di persone in un mondo pieno di problemi. That is why we shall not fear, though the earth undergo change. Do you think God can be our refuge? È la più grande campagna di predicazione che il mondo abbia mai conosciuto. Su mamma cucina ricchissimo, non è così? I testimoni di Geova sono noti come persone che vivono secondo le norme bibliche. Chi sono realmente i testimoni di Geova? Forse alcuni di loro sono vostri vicini. Persone che incontrate ogni giorno. Tuttavia, la cosa più evidente è il loro programma di istruzione biblica. Come sono organizzate, dirette e finanziate le loro attività? New York, Stati Uniti, sede mondiale dei Testimoni di Geova dal 1909. Ospita anche la più grande delle oltre 100 filiali dei Testimoni di Geova presenti in tutto il mondo. Nel primo secolo, la proclamazione della buona notizia era diretta da un gruppo di uomini unti con lo Spirito. Similmente, oggi, l'intera organizzazione mondiale è diretta da un gruppo di cristiani maturi che formano il corpo direttivo. Questi uomini nominano altri comitati di testimoni di Geova per dirigere l'opera di predicazione a livello mondiale. Le filiali includono una struttura chiamata Bethel. È un termine biblico che significa casa di Dio, un nome appropriato per il tipo di attività che vi si svolge. La famiglia Bethel è una comunità di migliaia di uomini e donne spirituali provenienti dai più svariati ambienti, che mettono volontariamente a disposizione il loro tempo e le loro capacità. Ogni attività che svolgono alla Bethel è collegata in definitiva al comando di Gesù di predicare la buona notizia del regno in tutta la terra. Il reparto scrittori provvede informazioni spirituali da pubblicare sotto forma di riviste, libri e opuscoli, a beneficio dell'intera organizzazione. Il lavoro di ricerca è attento e accurato. Le informazioni sono attendibili e autorevoli. Lo scopo della torre di guardia è quello di esaltare Geova Dio quale sovrano Signore dell'universo. Essa incoraggia a riporre fede nel Re costituito da Dio e già regnante, Gesù Cristo. Conforta tutti i popoli con la buona notizia del regno di Dio e osserva attentamente gli avvenimenti mondiali, indicando come adempiono le profezie bibliche. La rivista Svegliatevi spiega come usare la Bibbia per far fronte ai problemi d'oggi. Addita il vero significato degli avvenimenti attuali, pur restando sempre politicamente neutrale e non esaltando una razza al di sopra di un'altra. Soprattutto, Svegliatevi
infonde fiducia nella promessa del Creatore di portare una terra paradisiaca. Per diffondere la buona notizia, c'è bisogno di traduttori. La torre di guardia viene stampata simultaneamente in oltre 140 lingue, contribuendo così all'unità di questa organizzazione internazionale. It looks you have received back the answer to the question we have asked the translation services. Okay, very good. Let's look at it. Oh, really? What is it? It's right here on the screen. La Bibbia è il principale libro di testo dei Testimoni di Geova. Il servizio traduzioni è un reparto che fornisce supporto alla traduzione della Bibbia e di altre pubblicazioni in molte lingue. I programmi computerizzati velocizzano il lavoro di traduzione e lo rendono più accurato. Stampare letteratura biblica in oltre 400 lingue richiede molti set di caratteri. I Testimoni di Geova hanno messo a punto uno speciale sistema multilingue per la fotocomposizione elettronica, chiamato MAPS, che permette di comporre le pagine nelle lingue in cui si stampa. Grazie al MAPS è possibile provvedere in molte lingue pubblicazioni che possono salvare la vita. Il messaggio è reso ancora più chiaro dall'impiego di illustrazioni. Oltre ai disegni, si allestiscono delle scene da fotografare per le nostre pubblicazioni. Craig, I think we're really close. We can probably go to the left just a little bit more. I like that. That's a good idea. Okay, sweetie, on this one we have to look really sad, okay? You can look right here. Good. People had to die. I know just what you mean because I feel the same way. But on this subject, I have a wonderful magazine that talks about why bad things happen. I'm sure. Il testo elettronico delle pubblicazioni viene messo a disposizione delle filiali che stampano in vari paesi del mondo. Queste filiali stampano e distribuiscono la letteratura alle congregazioni dei Testimoni di Geova nelle rispettive aree geografiche. Tipografie situate in vari paesi stampano riviste e libri che spiegano la Bibbia. La più grande di queste tipografie si trova vicino a Wallkill, una cittadina dello stato di New York. I Testimoni di Geova cominciarono a stampare in proprio nella città di New York nel 1920. Lo scopo, allora come oggi, è sempre quello di diffondere la verità biblica. Ciò che si stampa qui può significare la vita per i lettori. In Giovanni 17,3 Gesù disse: «Questo significa vita eterna, che acquistino conoscenza di te, il solo vero Dio, e di colui che tu hai mandato, Gesù Cristo». Per far fronte alla crescente domanda di pubblicazioni dei Testimoni di Geova, occorrono macchine da stampa molto veloci. In un anno vengono stampati quasi 2 miliardi di copie delle nostre pubblicazioni. Nella legatoria, le pagine stampate diventano libri. Macchinari ad alta velocità mettono insieme e incollano le segnature dei libri. Ogni mese nel solo stabilimento di Wallkill vengono prodotti quasi 1.700.000 libri e Bibbie. Lo stesso tipo di attività si svolge in altre filiali situate in punti strategici in varie parti del mondo.
Questi libri non sono solo carta e inchiostro. Le pubblicazioni bibliche hanno modificato modi di pensare, atteggiamenti e abitudini. La personalità stessa di milioni di persone, giovani e anziane. In Ebrei 4:12, la Bibbia dice che la parola di Dio è vivente ed esercita potenza e può discernere i pensieri e le intenzioni del cuore. Tutte le pubblicazioni qui prodotte si basano sul libro più usato dai testimoni di Geova, la Bibbia. La traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture è una traduzione accurata e comprensibile della parola di Dio, particolarmente adatta per lo studio della Bibbia. Nel 2000, il numero di copie stampate fino a quel momento aveva superato i 100 milioni. Oltre alle pubblicazioni stampate, per diffondere la verità biblica si usano anche programmi audio e video. Mediante DVD e CD, il reparto registrazioni audio-video produce programmi in molte lingue che raggiungono milioni di persone in tutto il mondo. Produrre programmi audio-video e pubblicazioni stampate è una cosa. Spedirli è un'altra. Prima si preparano e si inscatolano le richieste di letteratura delle congregazioni. Poi vengono divise e raggruppate per la distribuzione. In aggiunta al reparto spedizioni di Wallkill, operazioni analoghe si svolgono in altri stabilimenti situati in tutto il mondo. Mentre alcune filiali stampano e rilegano libri, molta letteratura deve essere poi spedita in altri paesi, nelle varie aree geografiche. Da quando gli scrittori hanno iniziato a fare ricerche e a scrivere, fino al momento della stampa e della rilegatura, possono essere passati anche 2 anni. Ora, pubblicazioni vivificanti sono in viaggio. When we look around the world today, we certainly can recognize that all mankind are in need of much comfort. I portatori di handicap visivi possono apprendere la buona notizia grazie alla traduzione del Nuovo Mondo e a decine di altre pubblicazioni bibliche in Braille. Il testo provveduto dal reparto scrittori viene convertito in Braille e si preparano le pagine con i caratteri in rilievo. I portatori di handicap visivi possono ricevere ogni numero della torre di guardia in abbonamento. Anche i sordi e altri con problemi di udito possono apprendere la buona notizia grazie a pubblicazioni bibliche tradotte nella lingua dei segni e video registrate. Millions, chaos, die, die. That event? Shake head no. Ago, Noah time period. People deviate wicked. He avenge, flood, destroy. Same as now, all over, will. Benché la lingua dei segni americana sia usata in vari paesi, è stata approvata la produzione di letteratura biblica in oltre 35 lingue dei segni a livello mondiale. Hello, Sister Clark. Hello. We're with the patient visitation group. I testimoni attribuiscono grande valore alla vita e desiderano ricevere le migliori cure mediche disponibili. Alla luce dei precetti biblici contenuti sia nelle antiche scritture ebraiche che nelle scritture greche cristiane, i testimoni di Geova in tutto il mondo non accettano trasfusioni di sangue. Per dare una mano in questo settore, i servizi di informazione sanitaria fanno ricerche nella letteratura medica per tenersi al passo con i continui progressi nel campo delle alternative alle emotrasfusioni. Queste alternative sono ora ampiamente accettate e utilizzate da medici di tutto il mondo.
Good afternoon, Mr. Giedler. Nice to see you again, Doctor. I servizi di informazione sanitaria provvedono anche ad addestrare migliaia di anziani che prestano servizio in circa 1500 comitati di assistenza sanitaria. Questi comitati cercano medici esperti disposti a curare i pazienti senza far ricorso alle emotrasfusioni. In ogni filiale, il reparto servizio soprintende all'opera di predicazione. A new Vietnamese congregation. The local elders agree, the circuit overseer agrees, you've got a good number of publishers, this is fine. Cura anche la corrispondenza con i sorveglianti viaggianti. Registra i risultati ottenuti ogni mese dai testimoni di Geova nel Ministero di Campo. Con la formazione di migliaia di nuove congregazioni ogni anno, c'è un continuo bisogno di sale del regno. In molti paesi si impiegano metodi di costruzione rapida. La rapida crescita nel numero dei testimoni di Geova richiede l'ampliamento di molte filiali in varie parti del mondo. Da dove viene il denaro? Tutte le spese vengono sostenute grazie a contribuzioni volontarie. Niente decime, quote associative o collette. Seguendo il principio biblico, ciascuno contribuisce come ha deciso nel suo cuore. L'organizzazione è divenuta esperta nel progettare e costruire i propri edifici residenziali e stabilimenti tipografici. Excellent. I think the brothers will have some really nice choices with this. I really think option B will meet the needs of the brothers, and it fits in so nicely too with the existing building elevations. Yeah, I would agree. I would also recommend option B. Very good. Then we'll go ahead and develop this clerestory option then. In tutte le Betel del mondo, la manutenzione regolare fa risparmiare denaro. Mantiene in buono stato gli edifici e i macchinari. Artigiani e tecnici lavorano dietro le quinte perché tutto proceda a dovere. Molti imparano un mestiere dopo essere arrivati alla Betel. Patterson, New York, ospita un centro di istruzione biblica i cui effetti raggiungono le più distanti parti della terra. In questo complesso ci sono scuole per i sorveglianti dei testimoni di Geova che hanno incarichi di responsabilità a livello di congregazione, circoscrizione, distretto e filiale. L'intensa istruzione biblica che gli studenti ricevono in classe li aiuta a promuovere l'opera di predicazione nei rispettivi territori. Scuole come questa sono state istituite in vari paesi a beneficio dei sorveglianti viaggianti che operano in essi e nelle zone limitrofe. Questi cristiani maturi soprintendono all'opera di predicazione nel territorio delle rispettive filiali. Grazie a questi corsi, milioni di persone in tutto il mondo ricevono una guida coerente basata sulla Bibbia. In questo stesso complesso ha sede la Scuola di Galaad. Fondata nel 1943, questa scuola addestra due classi di studenti ogni anno. Un corso biblico intensivo della durata di 5 mesi li prepara a servire come missionari in tutto il mondo. Presentando delle relazioni in classe, gli studenti di Galaad condividono con altri i risultati delle loro lunghe ore di ricerche. Il conferimento dei diplomi presso il Watchtower Educational Center. È un giorno speciale per tutti i presenti. One of our magazines said
said years ago, the best preparation you can make for the preaching work is to prepare your heart. If in your heart you really want to help people, you'll find a way to do it. Now from Belgium, we have Alain and Tamara Duman, and they're going to Indonesia too. Questi studenti e migliaia di altri come loro si sono diplomati a Galad e hanno intrapreso il servizio missionario. Questo comporta predicare la buona notizia lungo i fiumi delle foreste del Sud America. O raggiungere in aereo villaggi lontani e isolati per trovare persone interessate. La verità biblica raggiunge i luoghi più sperduti. Sì, le più distanti parti della terra. We would like to welcome the Bethel family to our morning worship. First, let's have the scripture text read. Alla Bethel, la giornata inizia come in molte famiglie di testimoni di Geova in tutto il mondo, con la trattazione di un versetto della Bibbia. In today's text, Jesus expresses his determination to finish God's work. And it's a privilege to participate in God's work. Lo studio personale è un altro aspetto del regolare programma di alimentazione spirituale. Nelle biblioteche della Bethel si può trovare un ambiente tranquillo. I'd like to give a very warm welcome to all for our Bethel family Watchtower study this evening. In tutte le case Bethel del mondo, il lunedì sera è riservato allo studio familiare della Torre di Guardia, adunanza a cui assisteranno nelle loro congregazioni. Nell'opera di predicazione pubblica, i componenti della famiglia Bethel usano le pubblicazioni che essi stessi hanno prodotto. Affinché l'aspetto dei componenti della famiglia Bethel sia quello di ministri cristiani, ogni settimana vengono lavate tonnellate di indumenti. L'intenso lavoro stimola l'appetito. La cucina soddisfa il bisogno servendo pasti nutrienti 7 giorni alla settimana. Wir freuen uns, Sie auf diesem Kongress freizugeben. Sie trägt den Titel Wachsamkeit dringend nötig. Le assemblee annuali sono pietre miliari per i testimoni di Geova di tutto il mondo. Esse seguono il precedente biblico stabilito nell'antico Israele. I piani per le assemblee di distretto iniziano con le disposizioni prese dal reparto competente. Si presta molta attenzione all'ubicazione e alle dimensioni delle assemblee. Si organizzano grandi raduni in ogni parte della terra. A volte, delegati di altri paesi si uniscono ai testimoni locali dando vita a un'assemblea veramente internazionale, frutto dell'unità mondiale, resa possibile dagli insegnamenti e dai principi biblici. Oltre a queste grandi assemblee annuali, periodicamente da 10 a 20 congregazioni tengono le loro assemblee di 1 o 2 giorni a livello di circoscrizione. Qui, giovani e meno giovani narrano esperienze incoraggianti.
Vengono dati efficaci consigli scritturali su una vasta gamma di argomenti, così da mantenere elevate norme morali, evitare le comuni insidie della vita e rafforzare i vincoli familiari e coniugali. Di fondamentale importanza per la formazione di una sana personalità cristiana sono le regolari adunanze che si tengono 3 volte alla settimana in circa 100.000 congregazioni. Qui si esamina ciò che dicono le scritture su una varietà di argomenti, affinché tutti possano trarre beneficio dalla scuola di ministero teocratico. The Theocratic Ministry School book reminds us that what we say last is often remembered. Oltre alle adunanze di congregazione, i nuovi possono progredire spiritualmente studiando la Bibbia con un ministro cristiano maturo. Our question is, why do you not need to fear making a dedication to God? Dopo aver studiato a fondo le norme bibliche e aver conformato la propria vita ad esse, i nuovi testimoni si battezzano in simbolo della loro dedicazione a Dio. Non un punto d'arrivo, ma l'inizio di un ministero più ampio. Annunciare la buona notizia ad altri. There will be a new earth, a paradise earth, where mankind will enjoy living forever under God's kingdom. Pensate, il paradiso ristabilito sulla terra. Miliardi di morti saranno risuscitati. Avranno bisogno di essere istruiti nelle vie di Dio. Ci sarà molto lavoro da fare per accoglierli. Che gioia sarà vivere nel nuovo mondo. Pace e fratellanza cristiana regneranno sovrane. Alzate gli occhi e guardate i campi che sono bianchi da mietere, disse Gesù. Da quando furono pronunciate quelle parole, sono state radunate milioni di persone. E la mietitura continua. Chi è incluso oggi nella mietitura? Persone sincere che desiderano ardentemente condizioni di vita migliori sulla terra. Persone che sviluppano vero amore per la verità, studiando diligentemente la Bibbia e mettendone sinceramente in pratica il messaggio nella vita quotidiana. E man mano che l'amore per la buona notizia cresce, aumenta anche il desiderio di trasmetterla ad altri. What's that? It's a great teacher book and it's my favorite book to read. Well, can I read it? Sure. I testimoni di Geova come organizzazione sono ben preparati per annunciare la buona notizia a persone di tutte le nazioni prima che venga la fine. In quest'ottica, la costruzione di filiali, sale delle assemblee e sale del regno serve a far fronte all'afflusso di quanti vengono ammaestrati da Geova. Essendo il nuovo mondo di Dio ormai così vicino, è possibile che molte di queste utili strutture continuino ad essere impiegate come centri di istruzione. E quest'opera di istruzione proseguirà finché la terra sarà certamente piena della conoscenza di Geova, come le acque coprono il medesimo mare.